La prima puntata delle repliche a Marcord del Salotto delle Idee è dedicata al ricordo di Vito Taverna, che ci ha lasciato, ahimè, pochi giorni fa. Aveva quasi 95 anni ed è stato protagonista del mondo culturale italiano per tanto tempo. Scoprite chi fosse Vito Taverna, riguardando un salotto delle idee che avevamo registrato il 19 dicembre del 2019. Un simpatico e anche divertente salotto delle idee. Buona visione. Cari amici, stasera è tornato qui a sedersi accanto a me sul divano Vito Taverna, ve lo ricorderete, no? Abbiamo già fatto un due o tre incontri, quanti ne Sì, abbiamo fatti? abbiamo fatto quello sulla pubblicità, sul cavallo bianco del Vidal che galoppava. Sì, perché se qualcuno si ricorda la pubblicità della Vidal, che vedete il cavallo bianco che galoppa, galoppa, è stato questo signore che si è inventato il cavallo bianco che galoppava. Ormai galoppa da quanti anni? Oramai l'ho cominciato nel 64. No, ma c'è il figliolo del Vidal, Marco Vidal, che ogni tanto appunto ci sentiamo su Facebook e mi ringrazia ancora di quello che ho fatto per la sua società, perché prese il 96% del mercato dopo il secondo carosello, Quindi, le valli di Sumo. la potenza della pubblicità, perché lui zitto zitto con quest'aria No, la MLM sì. che fa un po', che fa il poeta, Non che è esagero. generoso verso tutti gli altri poeti, perché ora tra pochi mesi, cioè nell'agosto del 2020, saranno 30 anni che tu porti avanti Sì, una cosa che è nel poesia corso. nel cassetto, Sì, no? 30 anni, pensa un po'. Pensa. 30 anni dedicati appunto alla diffusione attraverso la poesia civile dei valori della solidarietà, della fratellanza, della pace nel mondo e dell'accoglienza. E quindi Tu hai elencato erano proprio le cose che in mancano in questo questo momento, momento eh? mancano, ma infatti io sono molto d'accordo anche col Papa, al quale gli ho mandato tutti i libretti, col Papa Francesco. Certo. E poi avevamo fatto uno sugli Orsi d'Oro del Festival di Berlino, le raccoglitrici di olive in Calabria, La pomice, gente lontana era intitolata, sulla pomice, le miniere di pomice a Lipari. E poi abbiamo fatto quello su Poesia nel cassetto, e poi pubblicità, tre. Ma questo signore che vedete così tutto pimpante, pieno di idee, che ha questo sorriso Incominciamo. incredibile, no? Questo signore nell'ottobre scorso ha compiuto una certa età. Lui non la dice, però ora dovrebbe apparire una fotografia con Con la una torta. torta che la dice lunga, ma è stato incredibile Ma questo non basta neanche il compleanno. nome. Questo compleanno, perché mica sono accadute delle cose semplici che uno gli telefona, ehi, tanti auguri qui e là. No, sono arrivati 40 elementi di una filarmonica. Sì, l'orchestra Enea Brizzi, che è una filarmonica, appunto. Fra l'altro il direttore d'orchestra, che si chiama Leonardo Rossi, ha studiato con mio fratello direzione d'orchestra. Sì, e sicché appunto siamo anche abbastanza amici, perché mio fratello appunto faceva i corsi di direzione d'orchestra al Cherubini qui a Milano. Eh sì, perché suo fratello era ed è un famoso direttore d'orchestra, D'orchestra, diciamolo il sì. nome e cognome, Giampiero Taverna. Giampiero Taverna. È Per stato cui, direttore artistico del Regio di Torino, poi ha fatto un sacco di concerti anche alla Scala e poi ha lanciato soprattutto la musica contemporanea, perché aveva studiato con Hermann Scherchen e stavano a Lugano insieme con Scherchen, e poi appunto ha lavorato tanto, ha fatto un sacco di cose.
Interessantissimo. Una cosa curiosa di Vito Taverna è che lui non se la tira, c'ha quest'aria quieta quieta, chiacchierando così, e poi viene fuori, non so, uno parla del mondo di Jimmy Fontana, eccetera. Oh, ma avevo scritto qualche parola io. Ma racconta questo episodio. Questo è un episodio divertente, perché eravamo a cena a casa di un dirigente della dell'RCA, e era venuto Carletto Pes, che era un chitarrista molto bravo, Gianni Meccia, quello del barattolo, il pullover, sì, eccetera, e io con Gianni Boncompagni. E a un certo punto eravamo a cena, è arrivato Jimmy Fontana con la musica del mondo e ha detto: ci dovrei mettere le parole, mi date una mano? E così, durante la serata, con qualche bel bicchiere anche di vino rosso, ci siamo dedicati a scrivere i versi, e io avevo scritto appunto quelli che dicono: con gli amori già finiti e gli amori appena nati, e con le gioie e col dolore della gente come me, il mondo non si è fermato mai, eccetera. E ci siamo divertiti un sacco, devo dire. Sì, è stato piacevolissimo, perché poi la RCA a un certo punto non voleva registrare questa canzone, e io gli ho detto invece che sarebbe stato un successo mondiale, perché, e questo poi è una fra parentesi, sì, che secondo me le signore in casa, quando davano il spolveravano il cencio per terra, avrebbero cantato "il mondo non si è fermato mai un momento", perché adesso che per esempio io devo fare un sacco di lavori a casa da me, mi rendo conto quanto lavoro fanno le donne che non gli viene riconosciuto, perché è una fatica quotidiana e ripetitiva, poi sì, perché è anche un po', insomma, tipo catena di montaggio, insomma. Sì, sì, ma infatti le donne, faticoso, le sante donne, sante, dico, sì, per fortuna cominciano a riconoscergli, sì, sì, dei ruoli. Hai visto che il nuovo presidente della Corte Costituzionale è una donna. Bene, no? E quindi sì, dico, sì. Ecco, ma per i 30 anni delle poesie nel cassetto, che cosa hai in mente? Dunque, allora quest'anno lo farò sempre a Castello di Sorci con un'associazione di San Sepolcro che si chiama Associazione per la Cultura della Pace, e che danno ogni anno un premio a chi si è battuto per ottenere la pace nel mondo. E quest'anno l'avevano dato alla Cecilia Strada, che fra l'altro io con la mamma Teresa ho fatto un sacco di marce per la pace, e appunto poi quel libretto famoso dei proverbi militari, eccetera. E lei aveva, appunto, gli avevo regalato questo libretto dei proverbi militari, lei l'ha citato durante la conferenza di ringraziamento, ed è stato molto simpatico perché appunto ne ha citati diversi, tipo: la guerra è meglio perderla che trovarla, Branda a due piazze non fu mai fatta, spara oggi e spara domani, qualcuno si fa male, eccetera eccetera. Insomma, ce ne sono tanti, che fra l'altro anche Giusti aveva scritto dei proverbi militari. Ecco, molto divertente. Ma quest'anno hai già un'idea di chi sarà premiato? No. E non ci sono premi, c'è sempre soltanto questo libretto che viene poi regalato all'associazione prescelta, e quest'anno sarà appunto l'Associazione per la Cultura della Pace, che loro poi li mettono in vendita per raccolta di fondi. Certo. Quest'anno io ho fatto il convegno, il 29esimo convegno è stato dedicato alla comunità di Sant'Egidio, ed è stato un bel successo perché ho fatto venire anche l'orchestra Enea Brizzi, che, che hanno suonato dei bellissimi pezzi, lo Stabat Mater, poi Bach, Vivaldi, insomma un sacco di cose molto interessanti. E per il tuo compleanno l'orchestra Enea Brizzi, che cosa ha suonato? Ha suonato un sacco di pezzi di musica classica, ma mi ha regalato anche una bellissima interpretazione del mondo con un tenore che ha cantato appunto tutta la canzone del mondo.
ed è stato divertente, che è stata una sorpresa molto piacevole. È stupendo. Dico, tu, lui capita a Milano di tanto in tanto, sì. E noi ci troviamo dove ci troviamo? Ci troviamo in galleria, sì. Ma lo diciamo, bah, insomma, un peccatuccio lo facciamo. Sì, perché lo facciamo ci, per tutte le volte. Ci prendiamo un martini perché lì al Biffi in galleria, sì, lo fanno meravigliosamente bene. Sì, sì, sì. Ecco, ma a Milano l'hai trovata cambiata? L'hai trovata migliorata, peggiorata? No, l'ho trovata come abbastanza al solito, però ci sono tante costruzioni in più anche nel centro, e ho partecipato poi alla sfilata dei sindaci della Segre, ed è stato bellissimo perché siamo arrivati fino in Piazza della Scala e lei poi ha fatto un discorso appunto contro la politica dell'odio. Il sindaco ha fatto un bellissimo discorso anche lì. E insomma, poi in quel della Toscana, sì, sì, tutte la bei, tranquillo. Sì, lì si sta abbastanza tranquilli, sì. È piacevole. Poi fra l'altro, questi miei amici poeti adorano venire, no? E allora, per esempio, ultimamente da Trento, il mio amico Carini, che scrive delle belle poesie, fra l'altro, è venuto giù con degli amici. Mi sono venuti a prendere a mezzogiorno, siamo andati a mangiare a Città di Castello le tagliatelle col tartufo, che danno più tartufo che tagliatelle, dalla Lea, bellissimo, e poi nel pomeriggio sono ripartiti per tre. Dico, ma una cosa pazzesca, pensa, arrivare a mezzogiorno e ripartire nel pomeriggio di nuovo, ha fatto un sacco di chilometri per stare un po' insieme, eccetera, è stato piacevolissimo. Ecco, ma raccontami le origini delle poesie nel cassetto, come ti è venuto 30 anni fa l'idea di fare poesie nel cassetto? Già, ripensandoci, la storia sta così. Allora, io avevo pensato di fare appunto qualche cosa lì a Monte, insomma, dove abita a Monterchi, dove c'è la Madonna del Parto di Piero da Francesca, per arricchire le giornate, perché sai, stare in campagna a un certo punto bisogna che tu ti inventi anche qualche cosa per arricchire le giornate. E così pensai, siccome avevo partecipato a una cosa del Giorgio Mondadori con la rivista Mille Libri, ti ricordi? Sì, bellissima. Sì, ci ho scritto anch'io vari articoli. C'è scritto anche te. E allora c'era De Barberis, che era il direttore, e allora io avevo partecipato a questa cosa. Siccome ero entrato nella rosa dei vincitori, e nella rosa c'era una cinquantina di poeti, di poesie, eccetera, allora io mi feci dare da De Barberis gli indirizzi, scrissi a tutti questi amici, che accettarono tutti di venire a fare l'Archivio Nazionale della Poesia Inedita, Poesia nel Cassetto. Allora, il primo convegno fu inaugurato da Giulio Carlo Argan, che era un amico di famiglia, venne apposta da Roma, e siamo stati benissimo, al punto che quando stavamo ad Anghiari nella piazza del bar, venivano tutti a salutarlo, io ho studiato con i suoi libri, eccetera, eccetera. Una addirittura disse, non mi lavo più la mano, ma ha stretto la mano Argan. Insomma, vabbè. E allora lui fece questa presentazione molto bella, e poi dopo sono andato avanti un po' per volta, e il secondo anno era venuta la Donatella Bisutti a presentare il suo libro La poesia salva la vita. Io poi avevo fatto con lei sempre questa bellissima manifestazione a Milano, che venne il sindaco Borghini, tutti quanti, eccetera, e poi dopo siamo andati avanti, poi dopo ho fatto queste associazioni internazionali che si occupano e nazionali, che si occupano di problemi sociali del nostro tempo, e per cui i libri glieli regalo poi, perché loro li mettono in vendita per la ricerca di fondi e altre cose del genere. Quindi tutto nato quando c'era Alfredo Barberis, che era il direttore di Mille Libri. Pensa che Alfredo Barberis, mi ricordo, era così contento di essere il direttore di Mille Libri, che era bello. Sai cosa mi disse quando andai a trovarlo la prima volta, a consegnargli un articolo? Mi sento come il topo nel formaggio qui dentro. No, ma infatti, guarda, lui era simpaticissimo, cioè è simpaticissimo. Sì, perché certo. Tra l'altro l'ho risentito per telefono insieme con la Donatella, gli abbiamo telefonato, sì, era molto simpatico. E poi ti dico, fece un articolo su Poesia nel Cassetto con la Madonna del Parto
l'affresco messo appunto nella rivista, e poi dopo ti dico la prima associazione con la quale ho fatto il convegno era Terre des Hommes, perché il fondatore era anche lui un amico di mia moglie in Svizzera. E poi appunto a quei tempi si stamparono 10.000 copie del libretto, sicché non mica poco, insomma, per accidenti, un libro di poesie. Accidenti. Poi dopo l'UNESCO per esempio ha fatto la giornata mondiale della poesia del 21 di marzo nello spirito del convegno di poesia nel cassetto, e mi ha scritto il direttore generale dicendo: nello spirito del convegno di poesia abbiamo pensato di fare la giornata mondiale della poesia. Ma avete capito? Da un'idea di Vito Taverna l'UNESCO ha creato la giornata mondiale della poesia, infatti sono orgogliosissimo di questa cosa, perché c'ho la lettera che ogni tanto metto su Facebook da far vedere agli amici, perché insomma è una cosa che mi ha colpito anche a me, francamente non me l'aspettavo. E poi dopo siamo andati avanti, per esempio con Emergency facevamo le marce con la Teresa Strada a Roma per la pace, eccetera eccetera. Poi Fratelli dell'Uomo, Save the Children, che bellissima cosa anche quella, sì, una bellissima iniziativa. Medici Senza Frontiere, che addirittura gli portai fortuna, perché ad agosto si fece il convegno e a settembre presero il Nobel per la pace. Sì, sì. E infatti mi invitarono a bere insieme con i soliti bicchierini ai medi plastica. Insomma, smettila, perché così come è messa l'Italia in questo momento, troppe cose buone, sarai colpito da mille invidie. Insomma, le persone che fanno le cose buone questo momento sono guardate. Ma quella lì è stata bella, perché le Medici Senza Frontiere, appunto, ti dico, a settembre presero il Nobel per la pace, sicché rimase, insomma, erano tutti contenti. Cari amici. Poi Rondine, a proposito, Rondine, che è la, sai, quella cittadella della pace, che è un paesino meraviglioso sulla una curva dell'Arno, tra Firenze e Arezzo. Il presidente si chiama Vaccari, e uno dei fondatori è stato il vescovo di Arezzo, che era Gualtiero Bassetti, che adesso è il cardinale ed è il rappresentante della CEI. Quindi è un personaggio molto legato anche al Papa Francesco, cioè, che io conosco, perché è venuto a casa mia diverse volte per inaugurare la chiesa, quando abbiamo restaurato la chiesa che è attaccata alla mia casa. Senti Vito, è sempre un gran piacere averti qui accanto e ascoltare le tue storie. È durato troppo. Ma come è durato troppo? Abbiamo conversato per un po' di tempo, per dire delle belle cose, belle cose che tu sinora hai fatto. Va bene? E io ti faccio gli auguri in ritardo, e credo che anche chi ci guarda ti farà tanti auguri, perché avrà constatato quanti sono i tuoi anni di esperienza. Grazie Vito. Alla prossima.